La consegna dei lavori di riqualificazione del tessuto viario e il bando periferie. Conferenza del sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Consegnati i lavori che consentiranno alcuni interventi sul tessuto viario, si interviene su Viale Sicilia a Fontanelle dove un tratto di carreggiata oltre un anno e mezzo fa è ceduto, si interviene su alcune aree sempre del quartiere di Fontanelle, si interviene sulla strada di collegamento tra Piazza Marconi e Piazza Vittorio Emanuele che oramai è divenuta una pista di motocross e quindi eliminiamo la pista di motocross. L'altro intervento è la riqualificazione della piazzale Giglia e quindi con l'esaltazione di quella vista mare di cui ci siamo riappropriati. L'intervento parte da oggi e avrà una durata di cantiere di 60 giorni e quindi tra 60 giorni i lavori dovrebbero essere ultimati, saranno ultimati. La cosa fondamentale è che non sono risorse del comune, sono risorse che abbiamo recuperato su un residuo di precedenti finanziamenti che siamo riusciti a farci riprogrammare grazie all'intervento del Provveditorato delle Opere Pubbliche e dell'allora Ministero delle Infrastrutture. Bando periferie dimostra l'esigenza di taluni di fare confusione, noi confusione non la dobbiamo fare. Il dato certo è c'è un comune, ci sono 330 comuni, non Agrigento solo, 330 comuni che hanno rispettato il loro protocollo con la Presidenza del Consiglio, c'è una convenzione, la convenzione è stata registrata dalla Corte dei Conti, quella convenzione lì prevede determinate cose e ciascuno si deve obbligare a quelle determinate cose. Ad oggi l'unico obbligo che non è stato onorato è quello del governo che scippa queste risorse a 330 comuni evitando che possano realizzare opere di riqualificazione. Il caso di Agrigento è quello dei 15 milioni,8 di finanziamento pubblico con un'attivazione invece di investimenti privati per dell'ordine di 17 milioni di euro. Quindi 17 più i 15,8 siamo già nell'ordine abbondantemente oltre dei 30 milioni di investimento che vengono scippati, che non si realizzeranno, che non consentiranno di realizzare opere. Il Presidente del Consiglio si era impegnato con l'ANCI nazionale in una certa direzione, salvo nel giro di una settimana contravvenire a quell'obbligo. E qui è partita una mistificazione informativa che è facilmente smontabile e che smontiamo in tutte le sedi. Agrigento ha perso a quest'oggi una grande possibilità di riqualificazione di un'area che attendeva riqualificazioni da oltre 40 anni.